Buonasera a tutti, io sono Sara Saviano e sono qua in veste di WeMake per presentare la community del martedì sera, terzo martedì sera in realtà, Arduino User Group and Wearable, ma questa sera più Arduino che Wearable. E a tal proposito lascio la parola al nostro animatore della serata, Mauro Alfieri, e al nostro guest, Andrea Pagliari. Buona serata. Grazie Sara, buonasera a tutti. Siamo al primo appuntamento del martedì sera del 2023, perché come sapete da quest'anno la community si incontra l'ultimo sabato del mese per un pomeriggio da trascorrere insieme, in cui ci confrontiamo, lavoriamo insieme, facciamo proposte, discutiamo sui progetti e lo facciamo a WeMake. Anche stasera siamo ospiti di WeMake, anche se virtualmente, lo siamo attraverso il canale Zoom e lo saremo poi da domani sulla registrazione sul canale YouTube. Quindi questo video sarà pubblicato poi sul canale YouTube di WeMake. Che cos'è l'Arduino User Group and Wearable? È una delle community di WeMake. WeMake è il makerspace di Milano. Lo trovate sul sito wemake.cc. All'interno del sito trovate la community, o meglio le community ospitate, sono tre le community ospitate da WeMake: l'Arduino User Group, la Digital Fashion Night e il Milano Live Coding. Noi stasera ci riuniamo, ci vediamo per questo evento, quello dell'Arduino User Group e Wearable, una serata dedicata solitamente a una presentazione e alle chiacchiere tra amici, perché poi alla fine siamo tutti appassionati di Arduino, di elettronica, di informatica e ci confrontiamo. Se volete rimanere in contatto con noi, i modi per farlo li trovate anche nella pagina appunto delle community, sono il canale Discord e la mailing list sul Google Group, quindi il Google Group è questo, Google Group Arduino User Group and Wearable Milano. Se non siete ancora iscritti, potete iscrivervi tranquillamente facendo richiesta. L'iscrizione è gratuita. Io vi approvo appena mi arriva la richiesta di autorizzazione. L'argomento della serata, approfitto dell'Eventbrite che ci è stato preparato da WeMake per raccogliere gli iscritti. Alcuni di voi probabilmente questa sera sono qua proprio grazie a questo evento, alla pubblicazione di questo evento. Stasera ospite. Sarà ospite della serata un membro storico dell'Arduino User Group Wearable, Andrea Pagliari, che ci presenta un progetto di Green Tech e in particolare il tema, e non vi voglio svelare troppo, è il Digital Green per la scuola 4.0. Lascerei la parola ad Andrea per, se vuole presentarsi e fare poi, raccontarci, voglio dire, quello che ha messo su in questi che ha studiato, che ha visto, a cui sta lavorando, che sta progettando in queste settimane. Certo, grazie, buonasera a tutti, benvenuti, grazie a WeMake, grazie a Mauro per l'ospitalità e nell'ottica di queste sessioni che sono un po' di scambio, diciamo, strutturato per poi aprire alla discussione stasera. Vi presento un'idea che ha una lunghissima storia e gestazione, che è stato il motivo dell'adesione originaria ancora tanti anni fa all'Arduino User Group, che era un po' quello di cercare di capire in che modo i progetti come Arduino potessero dare un supporto, uno stimolo, uno spunto alla didattica e al coding nel mondo della scuola, comunque nel mondo dell'istruzione. Questo molto su basi personali, nel senso che non sono docente scolastico, però incidentalmente, come tutti, interseco come genitore, come, diciamo, adulto il mondo della scuola, chiedendomi, mio malgrado, lavorando in una società di informatica, come mai nella scuola italiana ci siano questi gap del tutto evidenti sul coding, nell'istruzione primaria e secondaria, chiaramente non nell'istruzione specializzata. E saltando tantissimi passaggi, tanti progetti fatti, tante sperimentazioni fatte con l'aiuto fattivo del team, sia di WeMake che dell'Arduino User Group,
In questi ultimi settimane, direi, per motivi differenti, mi sono confrontato con quella che è un'opportunità che in tantissimi settori sta avendo le fasi iniziali, le fasi di progettazione, avendo luogo in Italia, che è quella dei progetti finanziati col PNRR, in particolar modo per la formazione, per la didattica nelle scuole. Da qui mi è venuta l'idea di provare a mettere assieme, facendo questo di mestiere, quindi fondamentalmente rappresentando idee informati, andandole poi a vendere dal punto di vista logico, nel senso che qui dietro non c'è un mio business, non c'è nulla di concreto e di tangibile, a parte profonde convinzioni che ho presentato in qualche scuola, cercando di suggerire dei modi per impostare quelli che sono i progetti che verranno finanziati. E da qui si mettono insieme tanti pezzetti a cui adesso cerco di dare una forma sufficientemente rapida. L'obiettivo di questa sera è raccontare un po' qualche idea e raccogliere spunti, come sempre, di miglioramento, nel senso che è importante non soltanto ricevere feedback, in questo caso abbastanza positivi, dei dirigenti scolastici con cui ho avuto modo di parlare, ma di chi vede da tante prospettive diverse queste tematiche, perché poi il successo di queste iniziative o l'insuccesso, ahimè, dipende dai dettagli, dipende da aspetti pratici molto concreti che è utile avere in mente, cercare di indirizzare fin da subito. Finiamo il bla bla di introduzione, condivido lo schermo, entriamo nella presentazione vera e propria, che è proprio il documento tale quale, quindi non è una versione rimaneggiata, è come se stessimo osservando dal punto di vista di chi nella scuola ha a disposizione delle risorse per fare delle cose, un possibile percorso di utilizzo, percorso di adozione. Di che cosa stiamo parlando, di che cosa sto parlando? Lasciatemi vedere se riesco a togliere questa parte qua. Dal punto di vista tangibile, l'idea è quella di avere, non particolarmente originale, ma sufficientemente specifica per essere già stata sperimentata in altre realtà, in altre scuole, dicendo, un orto con dei sensori connessi, l'alimentazione, energia solare, perché può essere un po' ovunque questo orto, con dei dispositivi sia che fanno delle rilevazioni, sia che reagiscono a queste rilevazioni e eseguono dei compiti e fanno delle cose. Nulla di particolarmente sofisticato qua, espresso in un linguaggio possibilmente lineare, per poter essere evidentemente condiviso in maniera con una certa semplicità. Non è solo questo, perché fin qui è abbastanza semplice il discorso. L'idea è quella che accanto all'orto ci sia, venga messo in piedi un laboratorio permanente di costruzione e messa a punto di sensori e degli attuatori e di sperimentazione sui dati raccolti. Questo perché l'idea è quella di creare qualcosa che duri nel tempo, all'intersezione tra, io sono un po' vecchietto, quindi li chiamo ancora scuole elementari e scuole medie, perché tra primarie di primo e secondo grado poi mi perdo e non capisco più nulla, non essendo per l'appunto nell'ambito docente in quest'area. Perché i dati che vengono generati dall'orto possono avere un utilizzo anche nella didattica, chiamiamola tradizionale, la volta che vengono costruiti, messi a disposizione del tempo, e quindi una specie di piccolo open data, per chi ha visto questi progetti, che si alimenta e che ha il vantaggio di essere stato creato e maneggiato e messo in piedi dalle manine degli stessi studentesse e degli stessi studenti che poi dopo in classe seguono le lezioni. Quindi in qualche modo si vorrebbe generare una chiusura del cerchio tra l'orto, i sensori e la tecnologia che sta lì, i dati che vengono rilevati, la parte poi di analisi che viene fatta successivamente. Quindi vedremo anche delle idee, qualche spunto, che di utilizzo di questa base dati progressiva nel tempo.
Ci tengo a questo aspetto perché l'idea della durata credo sia l'unica cosa sostanziale a cui davvero tengo di tutta questa vicenda, cioè l'idea di costruire qualcosa che rimane lì e che evolve grazie a una comunità di, diciamo, di portatori di interesse anche abbastanza diversi tra di loro. Veniamo dopo al cosa, al perché. Cioè per quale diavolo i motivi bisognerebbe mettere in piedi una cosa di questo genere? Beh, per sviluppare abilità di progettazione e realizzazione sia di oggetti fisici sia di oggetti digitali, per avere questa piattaforma, il cosiddetto orto connesso, adesso mi spiace questo termine, che persiste nel tempo e permette alla studentessa e allo studente di fare dei progetti di crescente complessità. Dalla prima alla terza media, in realtà è possibile alcune cose sicuramente anticiparle in termini di abilità di base di queste, su queste tecnologie fin dalle elementari. Io adesso chiaramente sono cieco, quindi assumo che voi mi vediate e mi sentite, perché non sono... Sì, questo non c'entra niente. Sì, ti vediamo e sentiamo, Andrea. Perfetto. L'idea è quella di poter creare sia progetti fisici che digitali, multidisciplinari, quindi un po' nelle scuole, vivendo dall'esterno ho avuto un po' la percezione che questi temi finiscono un po' nella zona, nella terra di nessuno, tra l'educazione tecnica, poi c'è la matematica, poi però, insomma, quindi quello che si dice in azienda l'ownership non è chiarissima, se non c'è un certo slancio, una voglia di andare al di là della, diciamo, di quelli che sono gli schemi più tradizionali. Creare una base dati in continua crescita, sia in termini, vabbè, di serie storiche, sia anche di, quindi di profondità temporale, sia di ampiezza, perché poi ogni anno, ogni ciclo è possibile creare delle ulteriori evoluzioni, come ovvio. E poi usare questi dati, magari all'inizio un po' banali, poi successivamente forse meno, come punto di partenza per qualche piccolo spunto di riflessioni di matematica, di scienze, di geografia e di tecnologia. Venendo al tema dei cosiddetti portatori di interesse, l'idea sarebbe quella di riuscire ad avere una comunità di docenti, di studentesse, di studenti che possano mantenere interesse, possano avere voglia di far evolvere, di dare del tempo, banalmente, di fare dei progetti anche dopo, anche quando saranno andate alle scuole superiori, quindi questo rimanga un posto nel quale magari i famosi progetti, come si chiamano, di cosa, scuola, lavoro, piuttosto che le famose attività extracurricolari che vengono poi di volta in volta richieste quando uno vuole andare all'università all'estero per fare, diciamo, come attività specifiche di community e di tecnologia, possono essere un ottimo spunto. E ovviamente è chiaro che bisogna pensare a qualcosa che preveda un coinvolgimento di sponsor locali in vari settori, perché adesso c'è il grande momento del PNRR e i soldi sembrano tanti o pochi a seconda delle prospettive, ma qui noi stiamo immaginandoci qualcosa che abbia una durata un po' diversa. Se ha senso è perché viene messo, ampliando la metafora dell'orto, un seme che poi germoglia durante il tempo, non per spendere un po' di soldi, montare quattro lavagne, tre schermi, due touch e abbiamo fatto l'aula digitale. E poi per provare a capire se possono esserci delle collaborazioni fattive anche con le scuole superiori, diciamo, di indirizzo più o meno coerente. Quindi questi sono i motivi dell'orto, che quindi è già meno orto e più progetto complessivo. Il modello operativo, come sempre, è la cosa più difficile, quindi qua ne vedete la bozza, diciamo, anche perché poi questo immaginatevi è quello che ho presentato a qualche dirigente scolastico, immaginandoci che poi dice, ecco, bene, poi dopo naturalmente ci sarà un contributo delle diverse organizzazioni nel calarlo poi in una prassi un pochino più specifica.
È chiaro che l'idea è quella di avere un doppio binario parallelo nel tempo, quando il primo progetto, la prima diciamo, architettura sia stata implementata, che è quello di avere sia l'utilizzo dei dati in the digital garden nella didattica, sia il cosiddetto laboratorio, perché intorno al laboratorio poi si possono e si potrebbero fare un po' di cose abbastanza articolate. Questo è un disegnino che diciamo dà conto del fatto che in una di queste scuole c'è già, perché c'erano già stati dei progetti, l'idea di avere le fioriere, quindi l'orto per i ragazzini e le ragazzine delle elementari, e quindi era più semplice dire, beh, visto che avete già quest'idea in corso, magari si può fare adesso l'upgrade, senza essere irrispettosi, comunque un'evoluzione di tipo tecnologico della fioriera, e a quel punto interconnetterla e provare a farci poi delle cose. Tanto per dare un pochino di concretezza, perché altrimenti sennò poi questi ragionamenti rimangono un pochino così generali, se uno non riesce a visualizzarli. Infatti in effetti è stato anche abbastanza capito, dice bene, no, quella cosa lì potrebbe diventare un'altra cosa. Dice, quindi quello che trovate qui è semplicemente perché c'è un link operativo specifico con una realtà. E dal punto di vista, diciamo, dell'architettura d'insieme, il punto è che c'è la fioriera, diciamo, l'orto didattico, in qualche modo collegato con una batteria solare, un sistema di irrigazione, ammesso di voler fare l'irrigazione, un microcontrollore, e qui poi si apre una serie di scelte, di valutazioni, vi dicendo, con i relativi sensori, ovviamente come un set iniziale per creare il primo nucleo e poi dopo tutte le possibili evoluzioni. A questo punto una parte di trasmissione dati, perché queste cose possono stare un po' dove vogliono, non tutti potenzialmente hanno il lusso di avere la fioriera attaccata alla rete Wi-Fi, che ovviamente sarebbe una semplificazione enorme. E a quel punto i dati arrivano dentro, diciamo, la rete scolastica. Da qui l'idea sarebbe quella di cercare di sfruttare una delle N piattaforme cloud che esistono per raccoglierli e storicizzarli, almeno in parte. Poi qui probabilmente bisogna pensare a dei modelli ibridi, perché forse non tutto riesce a stare davvero in una piattaforma, sia essa Google, quella di Arduino, ThingSpeak o un'altra di quelle che sono disponibili. Anche su questo, se c'è qualche ragionamento, qualche riflessione, però questa, se volete, è un po' l'architettura logica, e poi l'utilizzo dei dati nella didattica e nel cosiddetto laboratorio. Questo come visione d'insieme. Un po' più nello specifico, perché poi a un certo punto si dovrà arrivare a dire, vabbè, ma cerchiamo di spacchettare un po' i vari pezzetti, quindi in uno di questi weekend dove c'era poca neve, quindi poca possibilità di andare a sciare, ho provato a rendere un pochino più operativo e tangibile il contenuto delle singole componenti, quale vedete spacchettate, adesso stiamo a riprendere comunque l'orto e dal punto di vista logico i pezzettini che più o meno servono. Perché spacchettato? Scusate, faccio una rapida digressione, spero che si veda, me lo direte voi, se si vede. Continuate a vedere il mio schermo, sì, credo, giusto? Corretto? Sì. Perfetto, scusa. Vediamo adesso, però, adesso in questo momento no, ho perso il controllo. Va bene, era solo per dire che poi quell'affarino lì è diventato anche un documento, tanto per prepararmi a eventuali evoluzioni, una volta che mai si dovesse avere la cosa a un insieme, cioè sono tutti pezzettini che poi possono da qualche parte trovare un prezzo, e vi dicevo, giusto per rendere anche un tantinello più operativo il discorso, i pezzetti di tecnologia, vi dicevo, e poi dopo naturalmente perché poi si riescano a fare questi percorsi di diciamo di raccolta di fondi, bisogna anche dare delle idee. Ecco, quindi l'idea è quella di avere anche gli schemi logici più o meno allineati, in questo caso completamente allineati tra l'architettura e poi i pezzettini dell'ipotetico budget sottostante. Quindi l'edificio della scuola con il punto d'arrivo dei dati e la ritrasmissione, questa è una scelta, non è chiaramente un must, verso il web, e da lì poi l'utilizzo, come dicevamo, nella parte in viola,
del cosiddetto Digital Garden per la didattica, quindi l'analisi, l'utilizzo dei dati e tutto quello che può essere fatto, diciamo, nella parte di didattica tradizionale che fa leva su questa parte. Complementata del pezzo, se vogliamo, più interessante, perché per fare la prima cosa basta andare su internet, cliccare, tirare fuori quattro open data e in classe mi posso portare gli open data di qualunque diciamo, stazione meteorologica, di qualunque progetto che c'è in giro per il mondo, quindi non c'è bisogno di montare tutto questo. Il punto è avere i bambini, le bambine, i ragazzi e i ragazzini che hanno fatto quella cosa là e poi dopo continuano a alimentarla. Con una parte di didattica e di coding a due livelli, sono adesso nella parte qua bassa della rappresentazione, quella giallina, e quindi portare coding e making magari su piattaforme tipo quelle di Microbit per aiutarli a capire in maniera abbastanza semplice, un linguaggio grafico, che cosa si fa con, per vedere i sensori, le logiche dei sensori che stanno là fuori nella fioriera sono esattamente le stesse che si possono riprodurre con questo tipo di tecnologie abbastanza diffuse e abbastanza, diciamo, consolidate, però sufficientemente semplici da non richiedere diciamo cose troppo sofisticate, soprattutto alle elementari, per poi arrivare man mano invece su un laboratorio con maggiori approfondimenti. In questo caso siamo per forza di cose più verso le medie, e quindi la possibilità di mettere a punto più tipicamente con microcontrollori della classe o della logica, diciamo, di Arduino, anche come modalità di programmazione, per far evolvere con i relativi sensori, con progetti ulteriori, il luogo, diciamo, del Digital Garden, dove a questo punto posso decidere che collego delle webcam per fare il riconoscimento degli animaletti che passano, piuttosto che vado a fare l'analisi, il monitoraggio della produzione di energia elettrica. Tutte cose adesso abbastanza semplici, abbastanza banali, che danno il senso che si può passare dalla temperatura, dall'umidità, o piuttosto che monitorare, fare le fotografie alla crescita delle piante, provare a costruire delle correlazioni rispetto anche a quello che sta succedendo nel giardino. Adesso qui ci sono degli esempietti illustrativi dei possibili progetti evolutivi, chiaramente nel tempo, nel senso che poi dopo chiaramente non stiamo pensando di trasformare la scuola italiana in un luogo di diciamo in cui non si fa nient'altro che coding, che è un po' delle critiche o comunque dei tentativi di arginare questo mio bla bla quando mi capita di farlo, però insomma comunque nel tempo e con il coinvolgimento delle competenze di cui si ragionava prima, anche cercare di fare un progetto che parta con un'architettura in grado di evolvere, anche con delle competenze in grado di evolvere. Questi sono semplicemente degli esempietti rispetto al primo pezzetto, no? L'utilizzo, la parte qua alta, quella che qua era in viola, il Digital Garden, i dati del Digital Garden, la didattica. Che cosa me ne faccio? Qualche idea qui, è ovvio che ci sono centinaia di esperienze che possono essere altrettanto valide, solo per dare qualche spunto di ragionamento in ambito sia della matematica, sia delle scienze, piuttosto che della geografia. Quello per dare una piccola, diciamo, spunto, per evitare che questo sia quella roba che fanno nell'educazione tecnica, giusto se c'è tempo. La parte dei laboratori di Digital Garden, da un lato alla parte, diciamo, di tutta quella che può essere l'evoluzione dei sensori, di attuatori, quindi la parte fisica che viene poi interconnessa, e poi invece una serie di progetti specifici per diciamo, l'avvicinamento al coding fatto su una piattaforma che potrebbe essere ad esempio Microbit, dove c'è sia la parte di programmazione grafica sia la parte poi di gioco o di altro confronto e acquisizione dell'utilizzo dei sensori, degli attuatori, che poi diventano un fatto diciamo operativo strutturale dentro nella parte di fioriere dopo, giusto per cercare di dare qualche elemento più concreto anche al ragionamento, alla riflessione della piattaforma.
Questo era semplicemente un piccolo, diciamo, spunto rispetto alle competenze che vengono sviluppate o verrebbero sviluppate da, in questa logica, perché naturalmente i progetti di questo tipo giustamente si fanno in funzione anche delle zone, delle aree di competenze. Ci sono, diciamo, vari spunti che possono essere presi da questo punto di vista. Entrando nel merito del come diavolo farlo, questa è semplicemente la griglia di ragionamento rispetto a che cosa serve come ruoli, non come risorse, per mettere in piedi una cosa di questo genere, sia dal punto di vista della progettazione, sia dal punto di vista della realizzazione, quindi la parte blu e la parte rossa, e la parte che a me sta più a cuore, che è quella della gestione dell'evoluzione continua. Occupandomi di introduzione di tecnologie informatiche nelle aziende da una trentina d'anni, il punto non è vero che non è la tecnologia, perché non va mai banalizzato, però diciamo che gli aspetti tecnologici, magari con qualche compromesso, magari un po' con compromesso di varia natura, magari in maniera meno semplice di quanto si poteva pensare, però tendono a essere risolvibili. L'aspetto critico, soprattutto a medio termine, rimane quello della gestione, dell'evoluzione continua di qualunque sistema abbiamo ideato, che sia un sistema di fatturazione, che sia un sistema di e-commerce, che sia il Digital Garden. Il tema dell'introduzione, della continua evoluzione, dal punto di vista organizzativo è esattamente lo stesso, ed è un aspetto che va, diciamo, messo bene in chiaro, perché sennò ci si riduce al problema come si fa a montare il sensore piuttosto che il LED, che è una cosa non banale, non sto minimamente banalizzando, ma che tutto sommato si riesce a realizzare. Il pezzo dopo è come pensare che il Digital Garden tra 5 anni sia ancora lì che funziona, con tutto quello che abbiamo descritto all'inizio in termini di competenze, capacità, vi dicendo, credo che sia un aspetto un po' più stimolante, un pochino più difficile da mettere in piedi. Questo solo per dire, una cosa del genere va pensata anche da questo punto di vista. Naturalmente poi, in termini dei prossimi passi, bisogna capire, queste sono le idee, era giusto per evitare di dire preside ho un'idea e andare a mani nude. Questo è un approccio un po' diverso, col tentativo di dare una vista d'insieme. E naturalmente adesso tutte le scuole italiane stanno incominciando a mettere in piedi le richieste di finanziamento, e qui l'idea è quella di capire se alcuni di questi spunti poi potranno diventare un fatto concreto, oppure rimangono diciamo, delle buone idee, e continueremo a fare delle cose su scala, diciamo, un pochino più piccola. Io mi fermerei qui dal punto di vista della condivisione, nel senso che questi sono gli spunti e sono le, diciamo, le cose che riguardano questo progetto. In questo momento alcune idee appunto sono state condivise, prese all'interno di altre, ovviamente, dentro in alcuni percorsi di finanziamento, e poi vedremo in che modo andare avanti. Naturalmente ci sono una serie di scelte di architettura, aspetti di dettaglio e anche diverse modalità di costruzione che dovranno essere poi, diciamo, risolte e messe a fattor comune. Questo è quanto, vorrei chiaramente, diciamo, è il momento per capire quali sono così le idee, i punti o le considerazioni che emergono dal team, diciamo, dell'Arduino User Group, prima poi di entrare, è chiaro che ho tutta una serie di punti di più di dettaglio, che però, diciamo, sono meno parte della presentazione istituzionale, per la quale mi fermerei qua. D'accordo, Andrea. Innanzitutto grazie, perché come al solito le tue presentazioni sono estremamente esaustive e precise, e danno molto chiara l'idea del grande lavoro che c'è dietro a arrivare a fare una proposta di questo tipo. Vi farei una proposta, magari qualche domanda la facciamo ancora adesso, prima dei saluti. Direi 7 minuti, cioè per le 8 chiudiamo la registrazione e continuiamo, come sapete poi al solito, dopo le chiacchiere offline. Quindi spegniamo la registrazione e ci dedichiamo a ragionare tutti insieme sul progetto. Io lascio in condivisione, se per caso qualcuno vuole richiamare. Sì, così sei. Veronica, visto che non hai il microfono, se scrivi in chat, mi aiuti tu, diciamo.
Ok, allora io, Roberto, tu se vuoi puoi fare la tua domanda, perché mi sembra che il microfono sia Sì, funzionante. no, ti, mi Vai. sentite? Sì? Sì. No, Andrea, io volevo sapere, tu hai già presentato questo, diciamo, questa tua analisi, questa tua possibile proposta a qualcuno nell'ambito scolastico. Sì, un paio di scuole. Ecco, che tipo di feedback hai ricevuto? Cioè, quando si parla di questi argomenti, dall'altra parte ci sono... Lasciami dire, persone che hanno già delle idee, che hanno una loro visione dell'argomento, oppure persone che si vedono questi argomenti addosso senza avere una sorta di preparazione, di capire bene da che parte orientarsi, okay? Perché è molto importante quello che tu hai menzionato e soprattutto quello che tu hai mostrato in questo ambito, perché tu quello che stai proponendo non è un qualcosa che per me è la cosa principale di tutto quello che ci può essere dietro un discorso del PNRR e della scuola, è il fatto di proporre un qualcosa che permette di essere ampliato, sviluppato e creare, diciamo, N scenari, N argomenti di sviluppo, eccetera, e non quello magari di prendere un singolo strumento che ti fa quella determinata cosa o che ti permette limitatamente di affrontare, non so, solo il problema di registrare dei sensori o cose di questo tipo. Ecco, tu, il feedback e la sensazione che hai avuto, dall'altra parte, c'è consapevolezza di queste cose o zero? Allora, io ho avuto qualche incontro con i dirigenti scolastici, quindi con chi in questo momento ha l'obiettivo di rispondere con successo ai bandi, quindi cioè poter avere le risorse e quindi il riscontro è stato positivo. Chiaramente rispetto al fatto che diciamo, l'idea le due o tre volte che l'ho presentata è stata percepita come interessante, degna di approfondimento nei tavoli operativi che poi i docenti fanno per costruire diciamo, effettivamente i documenti e così via. Non ho partecipato ai tavoli in quanto tali, nel senso che, come ho detto, mi sono presentato come sono un esterno che pensa di avere un'idea, però siccome tutti alla mattina, come dicevo, andare nella doccia hanno delle belle idee, pochi escono, si asciugano e riescono a realizzarle, detto, per cercare, che non, ho provato a dare una forma, una struttura che sia in qualche modo già condivisibile, presentabile e che quindi possa andare avanti. Roberto, non sono ancora passato, non so se ci arriverò alla seconda fase, nella quale poi con chi effettivamente deve mettersi in gioco per rendere effettive questo tipo di cose, poi è chiamato a fare le scelte e le diverse attività. Quindi la risposta è sì, a un primo livello. Diciamo logico e anche di impostazione. Dopodiché, adesso è tutto da capire quali saranno, se ci saranno, francamente non lo so, dei passi successivi. Riesco. La parte che ha riscontrato che in un certo senso ho percepito, tenete conto che giustamente. Uno arriva, non è che diciamo, si parte con un incontro di mezz'ora, siccome chiacchiero, arrivo a fare un incontro di un'ora, poi però un po' per tutti, incluso il sottoscritto, ci sono anche degli altri impegni. Quindi diciamo, la parte che quindi non mi sono confrontato con dei tecnici, quindi chiaramente la parte architetturale, la logica, vi dicendo si capisce perché sta in piedi dal punto di vista un po' del flusso logico, poi non siamo mai entrati ovviamente nel micro dettaglio. La parte che per certi versi ha destato più stupore in senso positivo, cioè il fatto di dire, però questa qui in effetti è l'idea del coinvolgimento di attori terzi,
cioè adesso off record il tema, anche se in realtà siamo ancora registrati, il tema è: ma per quale motivo non si deve mettere in piedi un sistema in cui queste cose siano dei piccoli laboratori permanenti dove ci possono essere un sistema di competenze volontarie, di risorse, di esperti, di persone che possono contribuire con gli opportuni spazi ovviamente all'evoluzione a medio termine, quindi non soltanto calarlo dentro nella dinamica dei docenti, delle ore e della didattica da ritagliare, da spingere, da comprimere a seconda delle esigenze, quindi una prospettiva un pochino diversa. Questo forse è l'elemento che dati anche gli interlocutori con cui ho parlato, che sicuramente non erano la tecnologia il loro diciamo, punto di partenza, è stato maggiore interesse per certi versi. Poi in queste realtà alcuni progetti, alcune idee sono già in corso, cioè alcune cose sono già fatte, quello che sta succedendo, per quello che vedo, però io vedo, cioè veramente la LIM ce l'hanno tutti, gli schermi touch ce l'hanno tutti, i PC usati o non usati piuttosto che i tablet vicino ce l'hanno un po' tutti, quindi la parte infrastrutturale e così via è abbastanza un fatto acquisito. Poi è ovvio che sto parlando di scuole della provincia di Milano e dintorni della provincia di Lecco, non stiamo parlando della media italiana, però in questa realtà non è, cioè quindi l'idea che su quella base si possono fare delle cose più sofisticate è abbastanza semplice. Non mi sono sentito dire: ma lei cosa sta dicendo? Si rende conto che non abbiamo nemmeno la corrente elettrica, che non abbiamo i computer, prima dobbiamo arrivare ad avere. No, cioè, mi sembra, ho avuto la percezione di un livello di readiness tecnologica abbastanza buono, insomma, che non è, questa cosa non è percepita come chissà che cosa, forse anche grazie al fatto, uno dei piccoli portati della pandemia, la didattica digitale, online, vi dicendo, Google Cloud, c'erano un po' tutti, cioè non sono cose... Sì, stavo giusto pensando appunto che il passaggio per la pandemia ha lasciato nella scuola sicuramente un'infrastruttura. Esatto. Poi probabilmente le LIM ce l'avevano già, però la rete, la connettività, i computer per i docenti, cioè... Io volevo approfittare per dar voce a Veronica, che ha scritto tre domande in realtà, intanto che poi gli altri membri del gruppo comunque elaborino le proprie. E la prima dice: mi è tutto chiaro, avevamo già pensato ad una soluzione simile. La parte difficile è quella dell'orto, non abbiamo spazi. Stavamo cercando soluzioni alternative, ma simili. Io a questo vuol dire... Certo. Rispondere tu, Andrea, ma anche altri partecipanti, voglio dire, possiamo rispondere a questa domanda, prego. Ma a me così è piaciuta l'idea che hanno in questa scuola, che hanno già messo in piedi col PON e du Green, quello che è, delle fioriere, perché alla fine in effetti occupano abbastanza poco spazio, assumendo che la scuola non abbia l'obiettivo di risolvere il problema della disponibilità. Fa bisogno quindi, produttivo mondiale. Piccole, e dall'altra parte per, diciamo, per i maker nei quali ingiustamente mi metto, è carina l'idea di avere un po' di legno che si trapana, si mettono le viti, cioè farla diventare un aggeggio interconnesso non è così difficile, anzi poi per certi versi è anche un pochino più protetta, più isolata, più isolabile rispetto a 25 metri quadrati per terra buttati da qualche parte. Quindi secondo me questa adesso, più per caso chiaramente, perché questa era una cosa che c'è già in questa realtà, o ci sarà già, comunque era già stata pensata, abbastanza divertente. Non dico che sta ovunque, però è un aggeggio che credo sia lungo 1,5 metri, 2 metri. Questo genere qua. Ok, beh, penso che questo poi magari, Veronica, possiamo approfondire questo, ma ci sono, se ho capito bene tutta la tua presentazione, praticamente tu hai ipotizzato un sistema che avvicini la didattica al making, al coding, alla raccolta dati, all'interpretazione dei dati, per cui poi il dato che raccogli, tu hai fatto l'esempio dell'orto, potrebbero essere dati meteorologici,
E quindi se tra i limiti dell'orizzonte sono anche più piccole, immagino che spazio anche a scuola possiate trovarlo, dove mettere una piccola centralina di raccolta di meteorologica, piuttosto che altre tipologie di dati, qual è l'affluenza didattica. Temi penso che ce ne siano tanti, se posso sviluppare tanti, che non abbiano necessità dello spazio di un orto. Sebbene la soluzione delle fioriere, come diceva Andrea, condivido, sia probabilmente alquanto facilmente praticabile. Passo alla seconda domanda da parte di Veronica. Il secondo aspetto è quello delle reti LoRa. Non è possibile spostarsi da Arduino ad altre schede che non utilizzino tale protocollo di comunicazione, ma unicamente il cloud? Beh, diciamo che in qualche modo nel cloud bisogna arrivarci. E quindi LoRa è un pezzetto, LoRa o poi ci possono essere altre cose, il GSM, cioè altri pezzi di reti, assumendo che non ci sia il wifi, perché è chiaro che molti di noi hanno collegato cose del genere in balcone alla rete di casa, e lì tutto quel pezzetto poi mezzo di LoRa non ha nessun senso, però in qualche modo dal campo da dove c'è il sensore fino a un punto d'accesso a internet bisogna arrivarci. Ci sono N soluzioni diverse con anche differenti livelli di praticabilità. Comunque LoRa non è un must, semplicemente penso che possa essere abbastanza flessibile in termini di utilizzo, date anche le caratteristiche dei luoghi. È chiaro che se per caso ci fosse un punto rete di wifi vicino, la cosa si semplificherebbe di gran lunga. Beh, LoRa ha ragione di esistere perché si va ad alimentarlo con energia solare, cioè i consumi. Sì. E passo alla terza domanda, poi magari diamo ancora la parola a chi altro del gruppo vuole porre la propria domanda. È una domanda alla quale probabilmente non possiamo rispondere, o almeno non noi, perché dice, la terza domanda riguarda la collaborazione con WeMake. Il problema non è redare il progetto, ma creare una rete tra scuola, che mi si è spostato, ma creare una rete tra scuola e Fab Lab per mutua collaborazione a livello formativo di docenti e studenti a prezzi contenuti. Il rischio di proporre idee mega e poi fare ai ragazzi solo la rilevazione di dati e il monitoraggio ambientale o solo l'utilizzo della microbit a livello base, senza mai entrare in aspetti di programmazione quali Python e machine learning, che a livello scientifico sarebbero fondamentali. Sì, questo secondo me è molto vero, è un po' il punto del... Cioè, se vuoi, sono i tre punti finali del quale perché. Cioè, l'idea è che, certo, la tecnologia poi si trova, è vedere chi effettivamente riesce a voglia a dare un contributo in questa direzione. Io vado anche leggermente oltre, nel senso che temo che se aspettiamo di trovare un meccanismo di remunerazione economica di queste cose, possiamo stare qua per tanto tempo. Poi invecchiando, la paura della morte diventa sempre un fatto più concreto, e quindi, come dire, la sensazione che non se ne esce abbastanza. Penso che qui un pezzo della soluzione è su base volontaria, nel senso che per motivi diversi, perché i meccanismi di scambio sono diversi, perché non è detto che tutto debba essere per definizione pagato. Io ho un esempio in famiglia, c'è mio padre che ha 86 anni e ancora lui è un ingegnere elettronico, è iniziato ad andare a scuola a gestire la biblioteca dei nipoti che erano le medie. Come dicevo, uno di questi adesso fa medicina a Roma, l'altro fa ingegneria alla Columbia University, e lui ancora alla scuola elementare a gestire la biblioteca. Non ho idea di quanto valore, di sicuro, non, giustamente, come volontario non ha preso un soldo, quante centinaia, se non di risorse con skill, competenze, voglia, tempo, salute, disponibilità esistono che possono
dare un contributo qua dentro. Questo non è un business plan per fare una startup per guadagnare dei soldi. È chiaro che devono esserci dei meccanismi economici, perché se no è morto domani. Però non possono essere gli unici. Bisogna trovare un modo per cui degli studenti, delle studentesse, quando escono dalle medie, abbiano ancora voglia di dedicare, 10 ore al mese, 4 ore, quello che è, a un meccanismo che aiuta, rinforza e fa evolvere questo tipo di cose. E secondo me non è proprio così possibile. Appunto, dicevo, la preside di questa scuola ha perso un'occasione d'oro, aveva il Gianni a portata di mano, si è lasciato scappare. Questa roba, questa cosa qui l'avrebbero già fatta, questa roba qua, forse meglio. E sono convinto che se Gianni, scusami se ti cito così ti porto a uno stage, se fossi stato coinvolto in roba del genere, a parte migliorarla, ma saresti ancora lì a farla evolvere, a dare le tue idee, i tuoi spunti, a usare il tuo network relazionale per farla funzionare. È chiaro che è una risposta un po' poco da Silicon Valley, dove a qualunque serata il minimo che si è di raccolta fondi minimo sono 3 milioni di dollari, però noi siamo qua, quindi dobbiamo capire anche che cosa possiamo fare qui oggi, non in un mondo ideale. Bene, grazie Andrea. Direi che se nessun altro, vi ho sforato solo i 10 minuti, siamo stati bravissimi. Se non ci sono altre domande dirette che volete lasciare, che pensate possano essere utili anche a chi guarderà poi questa registrazione, possiamo passare alla parte dei saluti e continuare, come dicevo prima, le nostre chiacchiere offline, che in realtà è sempre online, ma è solo senza la registrazione. Bene, allora io direi che ringrazio Andrea ovviamente per la presentazione, ma soprattutto per le idee e per quelle che ancora potranno venire, potranno essere sviluppate partendo da questa prima presentazione. Ringrazio ovviamente WeMake per averci offerto il canale Zoom questa sera, il canale YouTube dai prossimi giorni per la pubblicazione di questo video, per averci ospitato come sempre ogni volta che abbiamo una presentazione come Arduino User Group e Wearable. E ringrazio tutti quelli che hanno partecipato stasera, eravamo veramente tanti, forse collegati contemporaneamente il numero più alto che ricordo negli ultimi 3 mesi. Vi aspetto sabato a WeMake dalle 3 alle 6, perché c'è l'incontro, come abbiamo detto, delle community, per cui da gennaio ci vediamo l'ultimo sabato del mese presso WeMake un pomeriggio, quindi il pomeriggio del sabato dalle 15 alle 18, per confrontarci, lavorare insieme ai progetti, discutere di idee nuove e divertirci, perché poi lo scopo fondamentalmente è sempre quello di divertirci tutti insieme. Detto questo, io vi saluto, ringrazio tutti e passerei a chiudere la registrazione. Sara, se vuoi aggiungere qualcosa. Niente, vi ringrazio per questo bellissimo incontro di questa sera e saluto tutti quanti.